Secondo tempo cominciato da 45 secondi con il canestro elegante in sottomano di Yaptokas che porta lo Žalgiris Kaunas avanti di 6 punti. Dunque il primo canestro del secondo tempo è firmato dal numero 15 Yaptokas, 38-32. Dunque Cantù deve recuperare 6 lunghezze, non sta giocando un buon basket la formazione cantonina che ha avuto una fiammata nel corso tra il primo e l'inizio del secondo quarto, mentre l'ennesimo pallone perso dalla Bennett e va cost to cost ad appoggiare a canestro Kalnietis ed è massimo vantaggio per lo Žalgiris Kaunas, 40-32. Momento di difficoltà da parte della Bennett, Cantù incitata dai 6.000 del Paladese. Ora Vladimir Mitsov ad una mano sbaglia il pallone che si incastra sul ferro, rimessa in zona d'attacco in favore dello Žalgiris Kaunas, avanti di 8 punti, 40-32. Vediamo Kalnietis in palleggio, c'è la difesa zona per Cantù, dunque prova la difesa zona, Andrea Trinchieri si alza e sbaglia, per fortuna Sonny Wims, ma c'è rimbalzo in attacco catturato da Yaptokas e ancora massimo vantaggio per lo Žalgiris Kaunas, 42-32, è un 6-0 pesantissimo di parziale per Cantù in questo inizio di terzo quarto. Lunen, Cinciarini, piedi a terra da 3 punti, si sblocca finalmente la Bennett Cantù con la tripla dall'angolo di Andrea Cinciarini, per lui è il primo canestro della partita, 3 punti per il Cincia e Cantù è a meno 7, 42-35, 6 minuti e mezzo a chiudere il terzo quarto, sempre 7 punti da recuperare per Cantù che poco fa era sotto di 10. Sonny Wims fa tutto da sé, lo scarico bellissimo per Robertas, Yaptokas a segno, 44 Žalgiris Kaunas, 35 Bennett Cantù. Partita molto complicata per la Bennett Cantù che deve recuperare 9 punti quando mancano 2 minuti esatti al termine del terzo quarto, 54-45 per lo Žalgiris Kaunas, segno Marco Nato dalla lunetta, 1 su 2 per lui, il settimo punto personale. Cantù nuovamente a zona, 2-3, era riuscita a rientrare in partita, a portarsi a meno 3 dopo la quarta tripla della partita di Gianluca Basile, ma poi lo Žalgiris è tornato avanti sotto i colpi di Wims e Collins, i due americani che stanno veramente facendo il bello e il cattivo tempo. Nel frattempo fischio contestato dai 6.000 del Paladesio contro Greg Brunner, fallo dell'ex giocatore di Biella, Montegranaro e Treviso, terzo fallo per lui, 1 minuto e 37 secondi al termine del terzo quarto, con Cantù che deve recuperare 9 punti, 54-45 in lunetta per lo Žalgiris. Klimavičius sbaglia il primo tiro libero, seguiamo l'esito del secondo e poi torniamo allo studio centrale. Secondo tiro libero cortissimo e rimbalzo difensivo catturato da Greg Brunner, 1 minuto e mezzo a chiudere il terzo quarto, 54 Žalgiris Kaunas, 45 Bennett Cantù. A te Filippo Corsini. Ultimo quarto cominciato da 50 secondi, 8 punti da recuperare per la Bennett Cantù sullo Žalgiris Kaunas, 59-51 con il tentativo da 3 punti a segno ancora una volta da parte di Salenga, è il nono punto per lui, altro canestro pesantissimo da parte dei lituani, ma c'è stato il momento, forse speriamo di no, naturalmente ce lo auguriamo, decisivo della partita sul finire del terzo quarto quando gli arbitri hanno fischiato fallo tecnico ad Andrea Trinchieri, l'allenatore della Bennett Cantù, una decisione che ha pesato moltissimo sul punteggio perché lo Žalgiris l'ha tramutata in 5 punti grazie a Popovic, il playmaker croato, ex Sibona Zagabria. I tiri liberi, 2 su 2 dalla lunetta e poi una tripla sull'azione successiva. Rimessa in zona d'attacco per Cantù, 8 minuti, 40 secondi al termine della partita. Seguiamo solo questo attacco portato da Vladimir Mitsov nel traffico, si becca la stoppata da parte di Yaptokas. Rimessa in zona d'attacco per Cantù con 10 secondi prima di concludere l'azione, 62 Žalgiris Kaunas, 51 Bennett Cantù. A te Corsini. Sta producendo il massimo sforzo la Bennett Cantù per rientrare in partita, meno 5 per la formazione di Andrea Trinchieri dopo la tripla di Nicolas Mazzarino, sbaglia Popovic che poi va a rimbalzo offensivo ma getta il pallone oltre la linea del fallo laterale, dunque pallone per Cantù, è il momento decisivo della partita, Cantù contro tutto e contro tutti, altro fallo tecnico poco fa fischiato da una terna di arbitri assolutamente inguardabile questa sera, altro che fattore campo per la Bennett, altro che arbitraggio casalingo. Ora c'è quarto fallo fischiato a Sonny Wims, ci saranno i tiri liberi per Vladimir Mitsov.
Mitsov, vediamo un po', così è Mitsov che è entrato in partita un po' troppo tardi, a dire la verità, poco fa, realizzando il suo primo canestro dell'incontro. C'è ancora tempo per la Bennett, 5 minuti 5 secondi al termine, con Cantù che è stata sotto di 12 punti, anzi di 13 punti dopo il canestro in seguito al fallo tecnico fischiato a Markovšvili. 5 minuti e 5 secondi con Mitsov che realizza il primo tiro libero, meno 4, 66 a 62 ed è il terzo punto della partita per l'ala serba. Ancora Vladimir Mitsov si concentra, il quarto rimbalzista in Eurolega, realizza meno 3. Entriamo nella seconda metà dell'ultimo quarto, i 5 minuti decisivi, quasi un supplementare, meno 3 per la Bennett, 66 Žalgiris, 63 Bennett Cantù, a te consigli. Era riuscito a pareggiare poco fa con una giocata da 3 di Markovšvili che va al tiro da 3 punti, cortissimo questa volta. Poi c'è stata la tripla pesantissima di Kalgetis che ha mutolito i 6.000 del Paladiese. Allora lo Žalgiris è avanti di 3 punti, 69 a 66 dopo un parziale di 15 a 2 per Cantù, 2.40 a chiudere la partita, più 3 per lo Žalgiris Kaunas che è avanti 69 a 66 sulla Bennett Cantù. Decisione importantissima degli arbitri, 19 secondi al termine della partita, fallo di Rakovic su Shermadini, ma è un fallo antisportivo. Cantù è sotto di un punto, 71 a 70, Shermadini in lunetta con i tiri liberi e poi pallone per Cantù, 19 secondi al termine della partita. Cantù sta rimettendo in piedi la partita in una maniera incredibile, ma aspettiamo i tiri liberi di Shermadini. Va! Il primo va di Shermadini che torna a segnare dopo una vita. Parità, 71 pari, secondo tiro libero, importantissimo. Va anche questo, il Cantù è avanti, 72 a 71 con il pallone che ha danzato sull'anello e poi ha deciso di entrare nella retina. Timeout chiamato dal tecnico dello Žalgiris Aleksandar Trifunovic. Cantù è avanti di 1 e il pallone sarà della formazione canturina con una rimessa da metà campo di nuovo in San Paolo e poi torneremo qui a Desio. Sarai tu a interromperci naturalmente, Massimo Barchesi. E adesso Scalamuzzino, allora naturalmente qui si va al fallo sistematico per lo Žalgiris, 18 secondi a termine, Gianluca Basile in lunetta con i tiri liberi, con Cantù che è avanti di 1, 72 a 71 sulla formazione lituana che ha avuto anche 13 punti di vantaggio in quest'ultimo quarto. Ma Cantù ha tantissime risorse da spendere durante le partite, ancora una volta lo ha dimostrato anche questa sera. Gianluca Basile in rigoroso silenzio, primo tiro libero, a segno Basile che è al 78,3% dalla lunetta in questa Eurolega, 18 su 23 prima della partita di questa sera, più 2 per la Bennett, 73 a 71 Basile, 14 punti è il suo high in questa stagione di Eurolega. Ancora Basile con il secondo tiro libero, va a segno anche questo, un possesso piano di vantaggio per Cantù, 74 a 71, converrebbe fare quasi fallo a questo punto e non mandare al tiro da 3 i lituani, cosa che fa puntualmente Greg Brunner e manderà in lunetta Collins. Tiri liberi per lo Žalgiris che è stato pericolosissimo dall'arco in tutta la serata. Time out, vediamo un po', anzi cambio, vediamo un po' il cambio, rientra Shermadini, esce Brunner, tiri liberi per Collins con 13 secondi sul cronometro prima della chiusura della partita, una partita incredibile qui al Paladiesio. Collins in lunetta con i tiri liberi, 90,9% in Eurolega, 10 su 11 prima del match di questa sera, dovrebbe essere una sicurezza per lo Žalgiris. Il primo segno, 74 a 72, meno 2 per la formazione lituana. Vediamo il secondo tiro libero di Collins. Per Collins si tratta del punto numero 14, il miglior realizzatore dello Žalgiris. Secondo tiro libero per lui, a segno con un po' di fortuna, 74 a 73, 13 secondi al termine, qui sicuramente si andrà al fallo sistematico. Vediamo la rimessa per Cantù con Lunen, Mitsov riesce a mangiare un paio di secondi, 11 secondi al termine, ci sono i tiri liberi per Cantù dall'altra parte, 74 a 73, c'è il quarto fallo fischiato a Jankunas. Mitsov in lunetta con i tiri liberi, si va da una parte all'altra della lunetta, vediamo un po' Mitsov, 6 punti per lui, si è svegliato sul finale di partita, lui che viaggia con l'80,7% dalla lunetta, 21 su 26 prima del match di questa sera. Esce Shermadini, rientra Markovšvili, vediamo Mitsov in lunetta, è una battaglia
ai tiri liberi in questo finale di partita fra Bennett Cantù e Žalgiris Kaunas. Segna Vladimir Mitsov il primo, nuovamente più due per Cantù, 75-73, 7 punti per Mitsov. Vediamo il secondo tiro libero per l'ala serba, giocatore fondamentale dello scacchiere tattico di Andrea Trinchieri. Segna Mitsov, nuovamente più 3, 7-6, 7-3 con Popovic. Mazzarino dovrebbe far fallo, e così è infatti, fallo di Nicolas Mazzarino. 8 secondi, si perderà un po' di tempo. Scaramuzzino a te, poi i tiri liberi di Popovic. 2 su 2 di Popovic, 76-75 per Cantù, con la formazione canturina che rischia tantissimo di perdere il pallone, ma gli arbitri danno fallo, per fortuna, fallo dubbio, devo essere onesto, fallo molto dubbio, perché ho avuto l'impressione che l'intervento di Collins fosse regolare, che l'ultimo a toccare sul pressing di Collins fosse stato Nicolas Mazzarino, ma per fortuna evidentemente gli arbitri si sono ricordati in questo finale di partita che hanno fischiato a senso unico fino a qualche minuto fa. Ora mandano in lunetta Nicolas Mazzarino, 76,5% dalla lunetta per lui, lui che il campionato viaggia su cifre decisamente superiori. Mazzarino segna il primo, 7 secondi 99 centesimi a termine, nuovamente più 2 Cantù. Il secondo tiro libero di Mazzarino, segna anche questo, più 3, 7-8, 7-5, bisogna far fallo. Mitsov addirittura stava per intercettare il pallone diretto a Sunny Wims, 7 secondi esatti al termine della partita con lo Žalgiris in possesso di palla, deve recuperare 3 punti la formazione lituana. Mitsov deve fare fallo, non deve mandare al tiro il raddoppio del Napoli. Cavani, 48esimo minuto di recupero, qualificazione per la formazione partenopea, e Cavani festeggia sotto la curva B. C'è il finale da Desio, a te la linea Marchesi. Grazie Giovanni Scaramuzzino. Tiri liberi per Sunny Wims, perché Mitsov giustamente ha commesso fallo prima della conclusione da 3 punti della guardia americana, che andrà in lunetta con gli ennesimi tiri liberi della partita. È il miglior realizzatore in Eurolega della formazione lituana, 16 punti di media a partita. Il finale dal San Paolo, Napoli batte Inter 2-0, partenopei qualificati, in semifinale troveranno il Siena. A te. Grazie, realizza il primo tiro libero Wims, 78-76, per lui è il punto numero 12. 5 secondi al termine, sbaglia appositamente il secondo, cattura, rimbalzo offensivo e segna, parità. Una furbata da parte di Sonny Wims, a sorpresa, nessuno se l'aspettava. Tra i giocatori di Cantù ha sbagliato appositamente il secondo tiro libero, l'ha tirato cortissimo, ha catturato il rimbalzo offensivo e tutto all'indietro, ha realizzato un canestro assurdo della parità. Timeout chiamato da Andrea Trinchieri, 3 secondi 24 centesimi, errore madornale commesso. Scusami Marchesi, torniamo al San Paolo, il commento di Scaramuzzino e Coppola su questa vittoria del Napoli, vai. Torniamo ancora all'Eurolega di basket, c'è Cantù in campo, momenti soffertissimi con i lituani di Kaunas, sentiamo Massimo Marchesi. Eh sì, perché i colpi di scena qui non finiscono mai. Shermadini in lunetta, 78 pari. Segna il primo, c'è stato fallo commesso dal numero 9 Calnietis sulla rimessa in zona d'attacco di Cantù quando mancano 3 secondi al termine. In pratica sono passati pochissimi centesimi, una sciocchezza da parte di Calnietis. Shermadini ha realizzato il primo tiro libero che ha riportato Cantù avanti di un punto, 79-78. Vediamo ancora Shermadini che sbaglia il secondo tiro libero, un più uno Cantù, un secondo Popovic da metà campo, finisce qui perché il pallone non colpisce il ferro, ma che fatica per la Bennett Cantù. Sentite i tifosi cantorini in tripudio, la Bennett Cantù ce l'ha fatta quando sembrava persa questa partita, quando era sotto di 13 punti all'inizio dell'ultimo quarto, con la grinta, con il cuore che è noto alla formazione di Andrea Trinchieri, è riuscita a rimettere in piedi questa partita grazie a Mitsov, ma soprattutto grazie a Shermadini, autore dei punti decisivi, e Cantù resta pienamente in corsa in questa top 16 con questa sua prima vittoria dopo aver perso di misura contro la corazzata Barcellona, ed ora può pensare in grande e aspettare la sfida con il Maccabi Tel Aviv sempre qui al Paladesio tra una settimana, con delle speranze sicuramente più concrete. Partita emozionantissima al Paladesio, vinta dalla Bennett Cantù sullo Žalgiris Kaunas, 79-78, 15 di Basile,
12 di Schermadini che ha realizzato i punti decisivi per la Bennett, dall'altra parte 15 punti da parte di Collins, 14 di Wims che aveva realizzato il canestro del momentaneo pareggio della formazione lituana con una furbata dopo aver sbagliato appositamente il secondo tiro libero. Dunque 7-9 Cantù, 7-8 Žalgiris, è tutto dal Paladesio, a te Filippo Corsini.